che sono successe in Italia negli ultimi anni, ultima e non ultima Schettino, sì, e eccetera eccetera. Che peraltro non so se hai fatto caso, viene nelle rassegne stampe di questi giorni, oggi è l'ultimo giorno di questi, e viene presa proprio come spunto per i titoli, praticamente in tutti i giornali. C'è appunto la lettera di Sallusti a noi Schettino, a voi Auschwitz, oppure c'è il Fatto che scrive Casta Crociere, la Stampa c'è il titolo del pezzo di Gramellini, Ius Prime Navis. Peraltro vorrei chiederti, prima di augurarti il buon weekend, prima ti leggo questo messaggio di Claudio perché merita oggi. Penso sempre di più che Alba Parietti è una donna tanto intelligente che bella, quindi abbiamo piacere a leggertelo. Qual è la cosa che ti ha fatto più schifo della vicenda della Costa Crociere? Gramellini scrive, per esempio, tra queste, che a Vespa è stato dato il modellino della Concordia, mentre ai sommozzatori è stato dato il modellino della Costa Serena, che è uguale in tutti gli aspetti, ma insomma non è quello della Concordia. Quindi quello della Concordia è allora stato... io ripeto, Schettino è il re degli imbecilli per il suo comportamento, ma a capo della il comportamento iniziale, soprattutto il comportamento iniziale da parte della Costa Crociere, il primo signore che è stato abilitato a parlare da parte della Costa Crociere, che poi ha corretto un po' il tiro perché si sono resi conto, l'unico intento che aveva, e mi sembrava evidente, era di salvare il, chiaramente il culo alla sua società, lo posso capire, tutti questi dipendenti che sono andati a parlare in televisione. In particolare una mi ha colpito, quella signora bionda che era domenica a Domenica In, uh-huh, e che giustamente Giletti ha aggredito. C'è un limite nel voler salvare il proprio posto di lavoro, voglio dire, anche perché davanti a tutte quelle morti, davanti a tutta quell'indecenza, davanti a come sono stati gestiti in modo improbabile, assolutamente inconcepibile, il fatto di non salvare la gente per salvare prima di ogni altra cosa la faccia della Costa Crociere, mi ricorda quell'atteggiamento perennemente ipocrita che parte di tutti noi e che tutti noi dobbiamo perdere, che fa sì che è meglio far morire la gente piuttosto che a prendersi una colpa. Io preferisco essere piena di colpe, ma avere per quanto posso la coscienza a posto. Chapeau, assolutamente. Quindi io ritengo che l'atteggiamento che a me mi ha veramente offeso di più è l'atteggiamento della Costa in generale, che veramente ancora oggi mi sembra sempre più preoccupata della propria immagine e sempre meno dei... cioè hanno provato tutto, anche a dare dei risarcimenti blandi, hanno provato a mandare delle lettere o far fare delle telefonate, insomma tutto questo soccorso che è arrivato, come dire, in ritardo, e tutti hanno testimoniato che un'ora e mezza avrebbe salvato, sì, la vita a tutti. Voglio dire, ci sono 50 persone che potrebbero essere vive, perché al di là dell'incidente che è stato grave, gravissimo, ma è stato il modo in cui sono stati gestiti i soccorsi che ha fatto sì che morissero 50 persone. È 50 per me una persona, vale, una d'accordo, singola persona, fosse anche un cane nella stiva, vale di più di tutta la nave. E non venissero a dirci che questo è populismo. Alba, è stato chiarissimo, siamo alle 13.31, corre l'obbligo di augurarti un buon weekend e ovviamente l'appuntamento con te è per le ore 13 di lunedì prossimo. Bye bye baby. Grazie, salutami, mille. Marciao, assolutamente. Marciao. Tanto ti ascolterà nel podcast di YouTube. Grazie Alba Parietti. Buon ciao, weekend. Ciao.